Ciao a tutti amici, benvenuti a questo bonus match di fine anno, appunto, che riguarda questa partita che vedete qui. Rigiocheremo Napoli-Milan 1 maggio 1988. Perché? Perché fu una partita che segnò un'epoca, si venne fuori di fatto da un dominio anni 80 nel calcio. Inizi anni 80 fino a metà anni 80 da parte della Juventus, con l'estemporanea vittoria dello scudetto da parte del Verona nell'85. Nell'annata 86-87 si imporrà il Napoli di Diego Armando Maradona. Nell'87-88 ecco che viene fuori alla ribalta il Milan di Arrigo Sacchi, Milan acquistato l'anno prima da Silvio Berlusconi, ingaggiato Arrigo Sacchi dalla squadra del Parma, che cambierà definitivamente il modo di giocare e soprattutto introdurrà il concetto proprio di zona pura. Perché ho deciso di fare questa partita qui? Perché secondo me Napoli e Milan hanno veramente giocato un 4 anni di rivalità veramente accesa, veramente importante. È stata una bella rivalità quella tra Napoli e Milan, e l'inizio della rivalità arriva proprio da questa partita, dove si decreterà nella realtà il passaggio di consegne dello scudetto da sponda partenopea a sponda rossonera. Ci furono recriminazioni da una parte e dall'altra, dal punto di vista rivalità. Da una parte i tifosi napoletani che dissero: la squadra non giocò mai con la formazione tipo quella partita, se no l'avremmo vinta. Da sponda rossonera invece dissero: ci siamo permessi di mettere Van Basten in panchina, che non era proprio al massimo della condizione, e far giocare Virdis all'inizio. Nella realtà vincerà il Milan 3-2, sopportando gli attacchi partenopei, soprattutto perché il Milan andrà per ben due volte in vantaggio, due volte verrà ripreso, alla fine il gol vittoria verrà segnato viene preso una volta, poi segnerà il 2-1 e il 3-1 definitivamente Van Basten. Careca accorcerà le distanze alla fine. Io voglio rigiocare questa partita qui, che è veramente, secondo me, una delle più belle partite che si sono giocate al San Paolo negli anni 80. Quindi spero che i tifosi napoletani non me ne vogliano, perché nella realtà purtroppo si decretò la fine del dominio partenopeo e l'inizio del ciclo vincente del Milan. Però andiamo a vedere se nel virtuale funzionerà alla stessa maniera. Il gioco in questione è PES 2020, la patch è di Dedex. Quindi adesso andremo al San Paolo, quindi buona visione, il commento sarà del sottoscritto, senza nessun tipo di imitazioni, perché io non so fare le imitazioni e non mi azzarderei nemmeno a farle. Quindi è una partita bonus che voglio regalarvi per questo fine anno, con il mio augurio di buon fine anno, buon inizio 2022, e sperando ci porti 2022 notizie migliori rispetto a quelle che stanno arrivando. Amici, Alex Carson vi saluta, un abbraccio fortissimo, buona visione con la partita Napoli-Milan 1987-88, data era 1 maggio appunto 1988, buona visione. Amici, siamo al San Paolo, anche se non è proprio lui, comunque è lo stadio che più si avvicina in PES 2020. Di fronte il Napoli di Maradona, capitanato appunto da Diego Armando Maradona, e il Milan capitanato da Franco Baresi. Li vedete entrare in campo in questo istante. Fu una partita molto sentita all'epoca, veramente si arrivò con grande rivalità. Il Napoli forte del titolo non solo di campione d'Italia, ma anche detentore della Coppa Italia. Fu un anno meraviglioso, l'annata 86-87. Il Napoli si schiera con Garella, Ferrara, Francini, Bagni, Ferrari, Orenica, Careca, De Napoli, Giordano, Maradona e Romano. Risponde il Milan con il classico 4-4-2 di Sacchi, con Galli, Tassotti, Maldini, Colombo, Filippo Galli, Baresi, Donadoni, Ancelotti, Van Basten, Gullit e Alberigo Evani. Tutto è pronto qui al San Paolo, vediamo se appunto, come ho detto nell'introduzione, nel virtuale il Napoli riuscirà a battere il Milan, o se si confermerà il risultato del 1 maggio 1988. Vediamo subito il Napoli che lavora la palla con Ferrario per De Napoli.
Maradona, che naturalmente ha in mano le chiavi del gioco d'attacco partenopeo de Napoli. Subito dentro per Giordano, gran tiro e grande risposta subito di Giovanni Galli a mettere in calcio d'angolo. Subito Bruno Giordano si fa vedere. Bella l'iniziativa dei partenopei. Qui Filippo Galli gli lascia troppo spazio, ma altrettanto bravo Giovanni Galli a mettere in calcio d'angolo. Alla battuta va Diego Armando Maradona. Salgono le torri partenopee, attenzione. Grossi in mezzo, la palla resta lì, libera Colombo. Ed era una palla molto pericolosa. Van Basten per Tassotti. Filippo Galli. Lancio lungo per Ruud Gullit. Ferrara recupera Salvatore Bagni. Ferrario per Maradona, controllato da Ancelotti. Giordano, ancora Maradona. Fernando De Napoli scende a destra a sostegno Ciro Ferrara. Salvatore Bagni, ancora per De Napoli. Maradona, Romano, ancora per Maradona che prova a girarsi. Colombo lo tallona e gli ruba palla. Ruud Gullit, Van Basten. Milan che aspetta un po' le iniziative partenopee, mentre invece il Napoli sembra aver preso qui nel virtuale il pallino del gioco. Maradona che corre a tutto campo, guardate come svaria, è andato ad un recupero difensivo. De Napoli sul centro sinistra per Romano, si sovrappone Francini, servito immediatamente, lo affronta Donadoni, ancora Francini, cross in mezzo di Francini, colpo di testa di Ancelotti a liberare, ma è ancora il Napoli che recupera palla, attenzione Maradona dal limite, gol, vantaggio dei partenopei, ma il gol era nell'aria perché Diego Armando Maradona non solo stava guidando il gioco d'attacco del Napoli, ma soprattutto stava mettendo in difficoltà un po' tutti, e il Napoli corona questi primi 15 minuti di dominio con un bel gol. Giovanni Galli sconsolato, ma di fronte a un tiro del genere da parte di uno dei migliori giocatori della storia in assoluto, bel tiro dai 25 metri, veramente lì non può nulla nessun portiere. Diego Armando Maradona che ce l'ha a morte a quanto pare con Giovanni Galli a partire da quel famoso mondiale dell'86. Giovanni Galli è una delle vittime preferite dal Pibe de Oro. Vantaggio del Napoli qui al San Paolo per 1-0. Baresi per Galli. Per il momento Milan di Sacchi è abbastanza rinunciatario, e non solo rinunciatario, ma ha subito tutta l'iniziativa dei partenopei. Renica intanto atterrato in uno scontro fortuito da Marco Van Basten, che dichiara la sua innocenza, cioè la sua non volontarietà del fallo, però il fallo c'è. Va ora Renica. Romano, servito ancora Maradona che sta giocando tra le linee, prova il tiro Maradona improvviso e Giovanni Galli la vede uscire di poco. Il San Paolo che stava per esultare, guardate Maradona cosa si inventa, gran tiro e Galli veramente la vede uscire d'un soffio. Per il momento tanto Napoli, poco Milan. Ora Gullit che in fase aerea è immarcabile. Mi vengono in mente le dichiarazioni di Luciano Favero, difensore della Juventus, che si trovò a marcare Ruud Gullit e ha detto: nel gioco aereo le sue treccine diventano fruste. Cross in mezzo, Careca intanto, e Giovanni Galli respinge da due passi e mette in calcio d'angolo, ma troppa libertà viene data ai gli attaccanti rossoneri. Qui scende Francini, guardate Careca completamente libero, e veramente Giovanni Galli deve superarsi e mettere in calcio d'angolo. Napoli in dominio assoluto di questo primo tempo. Francini, scende Francini controllato da Donadoni, ma ancora il Napoli a dominare. Prova Salvatore Bagni, Ferrara che è rimasto in posizione d'attacco. De Napoli, Colombo lo ferma, ma attenzione, lo ferma fallosamente ed è una brutta posizione per il Milan, perché Maradona da lì può tentare il tiro. Prova il tiro, prova il dribbling De Napoli, Colombo
commette fallo, non è d'accordo con l'arbitro e sa benissimo di aver concesso la punizione in una veramente posizione pericolosissima. Attenzione, va alla battuta Maradona, prova il tiro al numero 10, la palla respinta dalla barriera, brivido per Giovanni Galli, oltretutto era in posizione centrale. Attenzione ancora Maradona, prova il tiro, deviato, e Galli ci mette una pezza. Era venuta fuori una parabola smorzata che poteva ingannare qualsiasi portiere. Giovanni Galli bravissimo e attento, manovra ora il Milan. Baresi, lancio sulla destra per Donadoni, ma Francesco Romano è già retrocesso ad aiutare Francini. Va ora Ciro Ferrara, Careca, Maldini lo anticipa, ma ancora Careca, Maradona prova il tiro. Questi tiri improvvisi del numero 10 stanno facendo ammattire la difesa rossonera. Van Basten, che ora prova a difendere palla, Donadoni. Milan assolutamente irriconoscibile rispetto alla squadra di Sacchi che abbiamo conosciuto tutti. Va ora Maldini, ancora Maldini, cross in mezzo, attenzione, e Ferrario deve intervenire, Ferrario a liberare una palla destinata a Ruud Gullit. Va alla battuta Evani, cross in mezzo, Gullit di testa, la traversa, attenzione perché il Milan è diventato pericolosissimo all'improvviso. Donadoni e Maradona gli porta via palla, attenzione al contropiede partenopeo, Careca, Giordano, lo attende Filippo Galli, ancora Maradona, salgono con molta velocità gli attaccanti partenopei, Maldini ci mette una pezza su Careca che era praticamente davanti alla porta. Colombo per Donadoni, il Napoli ora recupera le posizioni, il Milan comunque ha un ritmo abbastanza compassato. Colombo e chiude la difesa rossonera, non si intende con Van Basten. Napoli che merita il vantaggio in questo primo tempo, ha sicuramente dimostrato dominio e intraprendenza contro il Milan di Sacchi. Attenzione, scende Romano a sinistra, adesso cross in mezzo per Careca, la torre per Giordano, libera però Colombo. Ferrara, Bagni, Maradona, ancora per Ciro Ferrara che scende a destra a sostegno. Va il numero 2 per Maradona che prova a girarsi sul sinistro, capisce tutto Ancelotti e finisce anche il primo tempo. Sicuramente saranno soddisfatti i tifosi napoletani e Ottavio Bianchi, molto meno Arrigo Sacchi e i tifosi rossoneri. Ci vediamo per il secondo tempo. Rieccoci dal San Paolo per questo Napoli-Milan targato stagione 1987-88, questo bonus di fine anno che ho voluto regalarvi. Di una rivalità bellissima che è stata tra Napoli e Milan. Siamo il primo tempo è finito 1-0 a favore dei partenopei, nella realtà invece andò diversamente. Stiamo vedendo se nel virtuale, insomma, il Napoli si riconfermerà lo stesso risultato. Per il momento no. Francini, per il momento Napoli in dominio assoluto di questa partita. Maradona, scusate, prova il tiro, la rete di Maradona, ed è una perla stupenda quella di Diego Armando Maradona, stupenda, veramente stupendo il gol di Diego Armando Maradona, tiro improvviso che sorprende tutti, compreso Giovanni Galli che probabilmente era anche leggermente fuori dalla porta perché si gira all'improvviso, guardate da che distanza, è impressionante il tiro di Maradona sul primo palo a colpire il palo interno, ma è un gol stupendo che merita di essere rivisto più e più volte, bellissimo il tiro. Giovanni Galli veramente sorpreso, non si aspetta un tiro da quella distanza, oltretutto con Colombo davanti, ed è veramente una realizzazione pazzesca, due bei gol da parte di Diego Armando Maradona. Lancio di Baresi ora per Donadoni, Colombo, Ancelotti, sicuramente il Milan deve far di più se vuole rimettere in piedi questa partita. Per il momento
Intanto Gullit di testa, ma è in fuorigioco. Per il momento, dicevo, il Napoli merita ampiamente il doppio vantaggio. Sarete tutti d'accordo con me che è stato un dominio partenopeo per il momento. Alla battuta Garella, che è rimasto inoperoso durante tutto questo primo tempo, e anche qui a inizio ripresa. Gullit ora colpo di tacco per Van Basten, lancia sulla destra per Donadoni, fermato da Francini però. Renica, Romano per Ferrario, Careca, Giordano, gran lancio a destra di Giordano però capisce tutto Evani, si sovrappone Maldini, il Milan cerca di alzare il baricentro, di provare a spingere il Napoli nella propria metà campo, ma sembra che il Napoli abbia molto più abbrivio. Tanto bello il suggerimento di ed è un brutto fallo quello di Romano su Van Basten. Bel suggerimento di prima no look di Gullit per Van Basten, che si guadagna un ottimo calcio di punizione al limite. E attenzione, perché da quella posizione ci sono numerosi, anche il Milan ha i suoi specialisti. Lo va a battere Ruud Gullit o Alberigo Evani, vediamo chi dei due. Va Gullit, prova il tiro, la palla viene deviata dalla barriera, calcio d'angolo a favore dei rossoneri, che ora stanno prendendo in mano un po' la partita. Alla battuta Alberigo Evani, sicuramente il Milan deve fare di più se vuole rimettere in sesto una partita, ma qui il cross di Evani è troppo sul portiere. Tassotti per Ancelotti, Maldini prova a sfondare ma il Napoli si chiude e ora può ripartire in contropiede con Giordano. Brutto fallo intanto di Ancelotti, regola del vantaggio. Renica per Francini, Napoli che prova a dare respiro alla manovra per vie laterali. Romano, uomo ovunque del centrocampo di Ottavio Bianchi, Francesco Romano, tra l'altro con passato rossonero. Baresi, Colombo, lancio di Colombo, non si intende però con Gullit, lancio che va nel vuoto. Per il momento poche palle giocabili per i due olandesi davanti. Bella finta di Careca intanto per Giordano, allarga a destra per Salvatore Bagni, lancio lungo per Giordano, attenzione, ma Filippo Galli in tuffo di testa appoggia verso Giovanni Galli. Tassotti, partita che non ha un attimo di respiro, lancio di Donadoni a cambiare gioco, bellissimo cambio di gioco per Evani. Ancelotti in verticale per Gullit, ecco Van Basten che si propone il tiro, bel tiro e bella la risposta di Garella in calcio d'angolo. Bella combinazione rossonera con torre di Gullit ad appoggiare per Marco Van Basten il tiro, ma viene splendidamente parato da Garella, che esulta come se avesse parato un rigore, e fa bene ad esultare perché la sua porta resta inviolata per il momento. Calcio d'angolo, Colombo, la palla resta lì. Tassotti per Colombo, ancora Tassotti che si inserisce, prova il tiro al volo, il cross al volo, scusate. Ciro Ferrara, Bagni per Ferrara, Bagni, Gullit per Van Basten, bella apertura sulla destra per Donadoni che scende in area di rigore, attenzione Donadoni però viene fermato dal raddoppio da parte di Renica e Francini. Maradona, Careca, il Napoli può distendersi ora. Giordano, la partita sta andando verso la chiusura e il Napoli può tranquillamente e solidamente difendere il risultato. Maradona intanto sulla sinistra sta cercando i compagni in area di rigore. Francini per Romano, ruba palla Ancelotti intanto per Evani. Baresi, Ancelotti, Tassotti,
Lancio sulla destra per Donadoni, inseguito da Maradona. Ora arriva Francini. Va il numero 7. Ma la palla viene data a Maldini. Ormai il Milan può manovrare, ma il tempo sta per scadere. E il Napoli giustamente si merita questa vittoria per aver dominato, soprattutto nel primo tempo. Uno su tutti, i migliori in campo, senza ombra di dubbio. Lo vedremo adesso inquadrato. Purtroppo Baresi va via sconsolato con Filippo Galli. Ma l'eroe della partita, eccolo qui, il Pibe d'Oro, Diego Armando Maradona. Purtroppo in questi giorni la notizia della morte anche del fratello, Ugo, che giocò nell'Ascoli. Diego Armando Maradona la risolve, questo Napoli-Milan 2-0, 1987, dell'annata 1987-88. Sappiamo tutti che nella realtà non andò così. Il Napoli giocò addirittura con un difensore in più per fermare il Milan, che in quel momento, anche dal punto di vista forma fisica e dal punto di vista mentale, era veramente lanciato. Fu una bella rivalità, c'è poco da dire, e penso che i tifosi di entrambe le squadre siano d'accordo con me che è stata una bella rivalità quella dei fine anni 90, dei fine anni 80 e inizi 90 tra Napoli e Milan, con l'inserimento della Sampdoria nello scudetto 90-91. Amici, rivediamo le due perle di Maradona, perché sono una più bella dell'altra. Oltretutto ha veramente dominato lungo il campo, anche qui ha provato il tiro, veramente è andato fuori di pochissimo, perché poi dalla mia inquadratura si vedeva poco di quanto fosse uscita quella palla lì. Qui l'occasione di Careca, ma analizzando veramente queste squadre qui e analizzando quelle che ci sono ora, cioè nulla da dire, cioè qui c'erano stelle veramente dall'una e dall'altra parte di caratura mondiale. Adesso non me ne vogliano i tifosi di Napoli e Milan adesso, ma se vado a vedere le formazioni attuali, sicuramente il Napoli ha dei giocatori, sicuramente il Milan ha un fuoriclasse come Ibrahimovic, che però non puoi tenere fino a 40 anni, però ragazzi, questi erano di un'altra pasta, sicuramente erano di un'altra levatura. Qui però il Milan ha avuto una bella occasione con Gullit, l'unica vera occasione del primo tempo del Milan, con questo incrocio dei pali, ed eccola qui, la volevo rivedere perché veramente è partito un tiro, quanto sarà? Quasi 30 metri? Penso di sì. È veramente qui il campione, proprio il campione, Diego Armando Maradona. E su queste immagini io vi do di nuovo, vi rinnovo il mio augurio di buon fine anno, buon inizio, state attenti, non è ancora finita l'emergenza da un certo punto di vista, dopo non siamo qui a sindacare sulla politica, anzi io spero solo che il 2022 ci porti cose migliori rispetto alle notizie che stanno arrivando qui a fine 2021. Amici, Alex Carson vi saluta, un abbraccio fortissimo, ci vediamo nell'anno nuovo.